Loredana Bertè ha deciso improvvisamente di non presentarsi a domenica in dove era considerata ospite particolarmente atteso, ecco per quale motivo. Loredana Bertè, senza troppi complimenti, ha dato un bel 2 di picche a Mara Venier decidendo all'ultimo momento di non presentarsi a domenica in. Il sospetto è che ci sia proprio lo zampino di Barbara D'Urso dietro al cambiamento di programma della cantante. Domenica in, Loredana Bertè da Forfait, colpa di Barbara D'Urso? Nelle ultime ore è giunta alle orecchie di Mara Venier la notizia che il suo ospite più importante non sarà presente in studio. Loredana Bertè ha dato, infatti, comunicazione al programma di aver rinunciato alla partecipazione, ma la particolarità del come si sono svolti i fatti lascia pensare che l'ormai acerrima rivale Barbara D'Urso possa essere l'artefice silente del pacco dato dalla cantante. L'ospitata è stata rimandata a data da destinarsi e già l'incertezza di un ritorno della Bertè nello studio dà molto da pensare. Effettivamente è risaputo che Barbara D'Urso e Loredana Bertè siano amiche di lunga data e, tale consapevolezza, ha dato adito a molti rumors, soprattutto sui principali social. Dopo la clamorosa buca data da Albano a Domenica Live è stato, quindi, il momento della resa dei conti anche per la presentatrice veneta che, però, sicuramente saprà come ripiegare elegantemente su altri ospiti e nuove argomentazioni. L'avanzamento di terreno, in materia di share, da parte di Domenica e nei confronti della Domenica offerta da Canale 5 è, però, ormai un dato di fatto. Prima che la zia più amata d'Italia, infatti, diventasse la nuova padrona di casa a Domenica in, il programma perdeva consenso da tutte le parti mentre con Mara Venier la battaglia per la conquista del cuore degli italiani sta volgendo al meglio. Abbiamo visto, quindi, Barbara D'Urso riuscire a portare avanti il programma egregiamente nonostante l'assenza di alcuni ospiti fondamentali per Domenica Live, come se la caverà Mara Venier. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.